2014 è un anno sicuramente difficile da riassumere per quanto riguarda la musica in poche frasi. Ho notato da un lato il ritorno di tanti big storici, magari parlando poi soprattutto della musica di cui ci occupiamo, Top DJ, quindi elettronica, club culture, e dall'altro lato ovviamente in questi anni così dominati dal web e dai social network, l'esplosione di fenomeni in un tempo molto breve. Sono esplosi alcuni personaggi nel giro quasi di mesi, cosa che sicuramente in un mondo pre-web era quasi impossibile. A me sono piaciute diverse cose e devo dire che quest'anno più che altro ho sentito tanti belli album proprio, cioè formato LP, che per una frangia di produttori e DJ sta diventando il metro di paragone per un livello di successo superiore, per un livello di espressione più importante, insomma, per portarsi a un pubblico magari non solo di nicchia ma più ampio, confrontarsi con le playlist radiofoniche, con i grossi festival. E sicuramente magari negli anni scorsi erano dei primi tentativi di cercare di fare degli album eclettici, quest'anno invece ne ho sentiti tanti molto belli. Una delle 10 cose più belle di quest'anno è stato sicuramente l'LP di Caribou. Lui è un personaggio poliedrico, canadese, Daniel Snaith si chiama, fa cose anche con altri alias, fra cui le cose più dance di solito si fa chiamare Daphne, sono le cose un po' più techno, diciamo. E come Caribou precedentemente era più assimilabile al mondo indie, ma in quest'ultimo album sicuramente ha tirato fuori la sua vena più elettronica e anche fra virgolette un po' più dance. L'album è tutto bello, ma da questo io personalmente come DJ ho suonato tanto, e tantissimi altri DJ, un remix del singolo Can Do Without You che hanno fatto i Tale of Us insieme a Manu Le Toux.